Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Sono sempre io, Gabriella in arte Briga Bijou. Oggi ci incontriamo per una piccola unboxing, sarà breve, sono solo tre prodotti e la collaborazione in questo caso è con la Crispire. Per chi non lo sapesse, la Crispire ha prodotti per lo scrapbooking, quindi ha veramente tantissime cose. E naturalmente si occupa anche di tutti i prodotti per i sigilli, le cartoline, quindi andate a vedere che troverete sicuramente qualcosa di divertente per chiudere i vostri pacchetti. Scusate la mia mise super sportiva, ma ormai voglio dire, sto così in versione casalinga, è cominciato il freddo e io quindi vado di felpine, quindi aperta e chiusa parentesi. La Crispire, per tutte coloro che sono iscritte al mio canale, offre un codice sconto che ve lo metto qui, è Gabriella5, e quindi con questo codice sconto potrete usufruire di uno sconto di 5 dollari su un acquisto minimo di 40. Spedisce in tutto il mondo, i prodotti sono molto validi. Io ne ho scelti 3 in questa collaborazione e uno è simpaticissimo, proiettato sul Natale perché ho idea di fare un giochino divertente per coloro che verranno nel mio laboratorio, nel mio salottino a trovarmi, a vedere i miei bijou e quindi se riuscirò a fare qualche evento, questi sono veramente divertenti per fare qualcosa di particolare, quindi va bene. Niente, che dirvi? Andate a sbirciare se vi va, andate a sbirciare se vi va sul sito della Crispire, e fatemi sapere che ne pensate dei prodotti. Poi prossimamente un video novità perché ho fatto un altro passo in avanti nella mia creatività, non so se ho fatto bene o male, non lo so, però secondo me l'importante nella vita è sempre provarci per non avere poi il dubbio di dire ah, se avessi fatto, se l'avessi detto, bisogna pensare e partire. Quindi vi aspetto con altre novità e sul mio percorso naturalmente. E niente, che dirvi ragazze, vi lascio i prodotti perché già vi ho rubato 2 minuti e più. Un bacio e ditemi sempre la vostra. Ciao! Allora, ed ecco qui la packing list che loro inviano sempre. Come vedete, sono 3 prodottini. Allora, vi mostro per prima questo, che sono praticamente delle carte. Sono bellissime. Scusate, faccio un po' di movimenti. Io in realtà questi i pacchetti già li ho aperti. Eccomi. Vedete? Pacchetto bello sigillato, adesso vi mostro da qui le varie fantasie. Come vedete, 12x12 e questo è il loro peso, quindi sono 160 grammi, è la grammatura dello spessore della carta. Le carte sono molto belle, un po' così vintage e a me piacciono veramente molto. Adesso ve le mostro qui, sono, vedete, ve le fa vedere nella copertina, ma io ve le mostro naturalmente anche così. Qui c'è un veliero, sono fogli grandi, quindi non sono piccini. Sono praticamente 30-30 secondo me. Non so precisamente in pollici, però ho il righello qui con me, quindi sono 30-30. E vedete, qui c'è un veliero, quindi sono due fogli così, due fogli con questo effetto sottofondo così con i fiori molto particolare. Di ogni foglio ce ne sono due. Anche qui, vedete, c'è un veliero. Questo è come se riprendesse le antiche cartine del globo, vedete, ci sono tutti i disegni e io l'ho trovata molto carina. Questa, scusate, questa è bellissima, voi non vedete bene i colori, ma è sfumata con il verde, è bellissima questa secondo me anche per fare degli orecchini di carta o dei cabochon, è veramente bellissima e anche di queste ce ne sono due. Poi arriviamo a questa, che io l'altro foglio già l'ho utilizzato, dove vedete c'è la bussola, ci sono tutti questi dettagli particolarissimi che secondo me per fare delle cartoline sono veramente favolosi. Io le adoro queste carte.
Vi mostro quest'altra, purtroppo i colori non si vedono molto bene, naturalmente il retro è bianco. Queste secondo me con i timbri a colori, con sovraimpressioni bellissime. Questa, anche questa vintage, vedete con le scritte, anche questa è sfumata col verde e rosa, ma non si vede assolutamente. Provo a metterla un po' in ombra per vedere se riuscite a vedere il colore, ma non si vede tanto. Comunque, continuo io. Qui Tour Eiffel, scritte a go-go. Cerco di andare un pochino più veloce. Già lo so, vi state addormentando. Questa è tipo fatta a patchwork, quindi vedete una parte con le scritte, una parte con la cartolina, scritte, farfalla, questo elefantino. Questa tutta da ritagliare, quindi questo è un collage. C'è scritto anche qui vintage, quindi diciamo che queste carte sono deliziose se vi piace naturalmente questo stile. Qui c'è un foglio con il pentagramma, con le note musicali e qui c'è un bel baroncino. Non lo so, vi faccio ridere, però se una cosa la dobbiamo fare, la facciamo. Questa è un'altra carta di questa fantasia Art Nouveau, non so come definirla. Anche questa ha tantissimo verde, ma assolutamente non si vede. E questa cosa un po' mi fa arrabbiare. Poi, se riesco a fare delle foto per mostrarvi i colori, ve le metto più avanti nel video. Vediamo se qui. Ecco, qui per esempio, questa è. Forse qui si nota di più rispetto a questa perché è lucida. Questo sarebbe l'effetto di questo verde. E penso poi che abbiamo finito. No, ce n'è un'altra, sempre scritte, fiori, cartoline. Questi fogli 30-30 sono veramente bellissimi e secondo me ci si può divertire con lo scrapbooking. Io già so con lo scrapbooking. Adesso, sempre inerente allo scrapbooking, vi mostro il secondo prodotto che è questo qui. Vediamo se. Ecco, ok, il codice prodotto è questo. Vi ricordo, il codice sconto è Gabriella5 e questo serve per realizzare dei tag. Vedete, di varie dimensioni. Ora ve lo mostro da vicino. Io naturalmente già l'ho provato ieri perché ho inviato dei pacchettini con dei bijou e quindi ho realizzato dei tag. Praticamente voi cosa fate? Vi mostro anche il retro che è fatto in questo modo e vedete che qui ci sono delle scanalature. Quindi a seconda di come voi tagliate il vostro bigliettino, ok, la larghezza, la lunghezza la decidete voi. Qui praticamente questo vi servirà per tagliare il bordo superiore, quindi vi mostra, vedete, in pollici, io ve lo posso dire sommariamente in centimetri, quindi 1 praticamente è 3,8, va bene, io sto fuori camera, quindi potete praticamente 1 è 3,8, l'altro più o meno è 5 e l'altro è 6 e 3-4 mm. Quindi questa è la dimensione e poi vi andrà a fare il tag. Poi ve lo mostrerò perché io ho fatto delle cosine da mettere vicino ai miei bijou e quindi l'ho utilizzato, ma eventualmente facciamo il tutorial e vi mostro l'utilizzo per non perdere troppo tempo qui. Quindi questo è il secondo prodotto, super valido secondo me per tutte quelle che fanno scrapbooking, super top. E poi il terzo prodotto, che è quello più divertente, vi ho detto incentrato sul Natale, è questo e sono dei Gratta e Vinci. Lo so che state ridendo, ma questa cosa per me era troppo 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 divertente. Allora, poi lo facciamo insieme. Quindi probabilmente prima di Natale farò un gioco anche con voi, non lo so, staremo a vedere. Le idee in mente sono sempre 10.000, lo sapete, però poi non so mai come vado a finire con le mie idee un po' pazze. Sono tutti bigliettini, vedete, con immagini diverse, sono sempre fuori camera, vabbè, perfetto, sono più immagini, vedete? Babbo Natalino, l'albero, la renna e in questa parte qui praticamente c'è il tag, poi lo vedremo dal vero, e poi ci sono gli adesivi da andare ad applicare per poi grattare. Quindi questi sono veramente divertenti e io ho delle idee con questi che poi naturalmente condividerò qui
qui con voi sul canale se volete fare una piccola lotteria con le vostre clienti, con chi vi viene a trovare, insomma. Guardo a queste, ho tantissime idee che posso proporvi qui sul canale, quindi faremo un video suggerimenti per come utilizzare questi nel mondo creativo e per la vostra passione. Niente ragazzi, io ragazze, io vi saluto, siamo arrivati a 10 minuti, quindi direi che va più che bene per questi prodotti. Vi saluto, perdonatemi se questa settimana non avete visto tutorial, ma diciamo che ogni tanto cado in un momento di panico totale tra la creatività, l'attività e la casa e tutto il mondo, tutta la vita che riguarda un po' tutte noi, quindi ogni tanto mi perdo, poi mi ritrovo. Quindi speriamo per la settimana prossima di ritornare a regime e ci vediamo con un tutorial. Ciao ragazze, vi saluto e come sempre buona creatività a tutte. Ciao!